combattere sui mass media, nelle piazze, guadagnarsi la stima, la considerazione di tanta parte non solo del nostro partito, e che ha vissuto, diciamo così, un'esperienza politica di quelle che non si augurano a nessuno. Lo abbracciamo al nostro Marco. Vadia, il tuo è un intervento fra i più applauditi, un intervento in cui hai rivendicato con orgoglio il tuo lavoro e il risultato della lista. Alla fine della tornata elettorale ti è stato tutto bene? Sei contento del processo? Sassi nelle scarpe o solo ringraziamenti? No, è stata una bellissima esperienza, faticosissima, ma molto bella, galvanizzante. Poi ci sono state un po' di amarezze per queste polemiche. Ma io trovo che dobbiamo anche imparare a smettere la logica da Facebook. Cioè, ognuno immediatamente, no? Bisogna attaccare l'interfaccia, come si dice tecnologicamente, lasciare elaborazione al pensiero, non correre immediatamente dietro alle proprie ansie, alle proprie angosce. Allora io a un certo punto ho detto, adesso io con queste polemiche lascio perdere, non me ne occupo, io voglio occuparmi di quello che serve ai nostri cittadini, alle persone in Europa e in Italia. C'è una disperazione, c'è una voglia di tornare a vivere, e noi dobbiamo occuparci di quattro polemiche da niente? Mi dispiace, non io. Per i non addetti ai lavori è evidente l'operazione di Barbara Spinelli o chi per lei all'interno della lista Tsipras, cioè tra due candidati far fuori quello teoricamente meno affidabile. Però ti dicevo che eri giovane proprio per questo, perché io ci leggo anche un'altra lettura, forse sarei d'accordo, forse no, che alla fine ci ha rimesso un giovane, quindi ha tutto il tempo e fa molto meno male, no? Sì, questo è stato un grande errore da tutti i punti di vista. Lo è stato, come ho detto più volte in questi giorni, nel metodo, una scelta priva anche della sensibilità di un confronto, perfino di una relazione umana. Manco una telefonata gli ha fatto, la dico così, come si mangia, così si capisce. E poi c'è un problema politico, si è scelto di argomentare quella scelta appunto in nome di un'inaffidabilità. Io rifiuto l'idea che il dibattito sia condizione di inaffidabilità, no, noi abbiamo fatto una scelta, ci abbiamo creduto, investito, l'abbiamo resa possibile, come ci ha oggi riconosciuto, e lo ringrazio per questo, per le sue parole, Monio Vadia, l'abbiamo fatto senza ambiguità. Il nostro dibattito non può essere mai fonte di ambiguità, è una fonte di rispetto, come il dibattito e le posizioni di ciascuno. Quando Barbara Spinelli ha detto che si allerebbe con 5 Stelle, io non ero d'accordo, e tuttavia ho rispettato, perché penso che le culture politiche si costruiscono nel reciproco rispetto e nel reciproco riconoscimento. Il PD è una scarpa stretta o la scarpa giusta per questo tipo di lavoro? Il PD è il PD, e noi siamo SEL che lavora alla costruzione della sinistra. Come ho detto prima, io voglio una sinistra che la smetta di definirsi per il numero dei centimetri che ci separano o ci avvicinano al PD. Vorrei una sinistra che tornasse a dire che è utile per quello che propone e per quello che fa. La vicenda che riguarda la mancata elezione di Marco Furforo è legata a un'ambiguità iniziale della lista. I garanti non volevano candidarsi, abbiamo dovuto insistere perché si candidassero, tra questi garanti il più autorevole e la più conosciuta di loro, cioè Barbara Spinelli. Questi garanti hanno imposto alla lista di candidarsi dicendo che si sarebbero dimessi, come ha fatto Monio Vadia rispettando un impegno preso. Argomento che in campagna elettorale ci ha fatto discutere con molti elettori che ci dicevano: io non voto per qualcuno che poi non eleggo, no? Sei il simbolo di questa lista. Alla fine Barbara Spinelli legittimamente cambia idea, e questo cambio di idea ovviamente ha non solo frustrato delle aspettative e delle possibilità, quella di Marco Furforo, ma ha detto che non si fidava di un partito come SEL. Ecco, su questo Barbara Spinelli sbaglia perché dovrebbe ascoltare di più, dovrebbe venire a discutere di più. Avrebbe potuto farlo in questa campagna elettorale, ma avrebbe potuto farlo prima, può recuperarlo adesso. Io penso che la cosa importante è che SEL, che generosamente insieme ad altri e alla pari d'altri ha sostenuto questa lista con i suoi uomini, le sue donne, i suoi militanti, i suoi mezzi, le sue risorse, limitate ma quelle possibili, pensa di poter superare anche queste difficoltà. D'altronde, chi pensa che serva una sinistra in Europa, serva una sinistra in questo paese per fare finalmente delle politiche che non abbiano bisogno di Sacconi, di Giovanardi, di Alfano, di Berlusconi o della Lega per fare le riforme istituzionali?
Beh, chi pensa questo non può certo spaventarsi di fronte a un giudizio sbagliato come quello della Spinelli. Gli faremo cambiare idea. Non può certo spaventarsi, il primo che non si è spaventato con grande senso etico è stato Marco Furfolo, che ha detto io sono per continuare, e quindi andremo avanti. A Giordano, un intervento tra i più appassionati, il suo. Dove sta andando Sel, come ci va e se lei è d'accordo? Io sono d'accordo con quello che sta emergendo, cioè l'idea di far tesoro sulla lista Tsipras e continuare un percorso che secondo me ha dato un risultato positivo, importante in controtendenza, per poter ricostruire una sinistra che abbia una cultura di governo. Da non confondere la cultura di governo, diciamo, con le pratiche di governo attuali, che sono tra le peggiori, diciamo, che stiamo assistendo. Guarda sul lavoro, abbiamo interventi che vanno solo ed esclusivamente sui processi di precarizzazione. Insomma, bisognerebbe trovare lo spazio per interloquire anche con aree che nel PD manifestano un malessere e poi sfidare sul merito, senza iattanza, senza settarismo, senza diciamo ortodossia o principi identitari, anche il Partito Democratico. Però vi voglio dire una cosa rispetto a come io vedo questa frase: tutto il resto non è troica, visto che questo slogan campeggia ancora sulla nostra homepage di Sinistra Ecologia e Libertà. Non è vero, perché tu l'hai detto. Se non siamo contro Schulz, non possiamo dire che tutto il resto è troica. E se noi dobbiamo fare una scelta, la dobbiamo fare con lucidità, gli 80 euro. C'era una questione che è stata posta da Ettore Scola, per ricordare Enrico Berlinguer, che in una trasmissione televisiva, che era una specie di proto talk show, a un certo punto venne interrotto da una campanella perché disse nella misura in cui, e disse il conduttore dell'epoca: ah, segretario, lei ha detto una cosa politicista, noi che siamo più moderni le facciamo pagare meglio. E Berlinguer disse una cosa secondo me molto bella, come sempre devo dire, io non so come le trovava queste cose, dice: guarda, io sono abituato a rispettare le regole e quindi se voi vi siete date questa regola io sono contento di pagare meglio per aver detto nella misura in cui. Però vorrei che ci fosse sempre una campanella ogni volta che si fa un atto che non è coerente, che non è quella che è la nostra reale ispirazione. Allora, caro Vicky, io che ho votato, e votato convintamente con tutto il nostro gruppo, contro il decreto lavoro politico, e che voterò contro la fiducia rispetto alla vicenda del decreto Iter, io voglio votare a favore. Perché siccome ogni voto deve essere considerato come essenziale, io non vado alle mediazioni politiciste, qualcuno vuole votare contro, qualcuno... io voglio spiegare che quando si vota contro un decreto significa dire a quelli che hanno avuto gli 80 euro li dovete restituire, e non mi accontento di dire, non mi accontento di dire tanto ci pensano gli altri ad approvarlo, noi dobbiamo fare, diciamo così, la bella figura. No! Noi non dobbiamo fare bella figura, noi dobbiamo essere coerenti con noi stessi e far suonare quella campanella ogni volta che questa coerenza non ci appartiene.